Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a fare questo pronostico del mondiale. Comunque abbiamo chiesto anche sulla pagina se avreste voluto anche altri video oltre agli studi qui sul canale. Ho trovato questa promozione di Snai che infatti vi consiglio di fare a tutti quanti, appunto il pronosticone è gratis, quindi diciamo non perdete niente e vi permette di pronosticare appunto un po' tutto il mondiale. Dovete andare a mettere le squadre, diciamo, in ordine di classifica, poi vi daranno gli ottavi, semifinali, quarti di finale. Quindi diciamo che appunto ci tengo a precisarlo, cioè questo video è un mix tra il pronostico e il gioco, perché comunque magari potrei dire che secondo me la finale sarà Francia-Argentina, ma se dopo la Francia si qualifica dalla parte, cioè se entrambi si qualificano dalla stessa parte del tabellone, non potrà mai essere Francia-Argentina la finale, quindi diciamo che un po' cercherò di far valere appunto i miei pronostici e quello che penso effettivamente, un po' vediamo come si va a formare il tabellone, quindi magari che ne so, secondo me Argentina-Brasile sarà la finale o vincerà o il Brasile o l'Argentina, poi si vanno a scontrare ai quarti di finale, quindi non ci possiamo fare niente, dobbiamo fare conto con la realtà. Allora iniziamo dal gruppo A, dove c'è Qatar, Olanda, Senegal, Ecuador. Parto dicendo che secondo me arriverà quarta l'Ecuador perché proprio non lo so, è una squadra che non vedo in alcun modo possa mettere in difficoltà queste altre squadre. Poi c'è l'incognita Qatar che appunto sinceramente penso che nessuno abbia mai visto giocare il Qatar, io compreso, quindi se la mettiamo terza magari è solamente esclusivamente perché è ospite il mondiale, quindi magari fanno pure qualche mafietta e passano il turno. Fino a ieri avrei messo il Senegal primo, anche se il Senegal ha perso Mané proprio oggi. Quindi penso che passerà comunque il turno, ma lo vado a mettere secondo. Quindi nel gruppo A, secondo me si classificheranno in quest'ordine. Quindi prima l'Olanda, secondo il Senegal, terzo il Qatar e quarto l'Ecuador. Nel gruppo B invece abbiamo Inghilterra, Stati Uniti, Iran e Galles. Penso che l'Inghilterra comunque vincerà tranquillamente questo girone. Come se si è già formato il primo ottavo, che è Senegal-Inghilterra. E penso che il secondo posto ci saranno gli Stati Uniti, visto che da molti sono ormai moltissimi anni, anzi non so neanche se sinceramente sono mai andati oltre la fase a gironi, comunque che gli Stati Uniti non superano il girone, ripeto non so neanche se lo abbiano mai effettivamente superato, secondo me questa sarà l'opportunità giusta per farlo, visto che non lo so, Galles non mi convince e Iran stessa cosa, quindi secondo me questo sarà l'ordine finale di arrivo. Per quanto riguarda il gruppo C, abbiamo l'Argentina, il Messico, la Polonia e l'Arabia Saudita. L'Argentina penso che appunto vincerà questo girone e al secondo posto se la giocheranno Messico e Polonia, anche se secondo me alla fine passerà il Messico. Passerà il Messico con la Polonia terza e l'Arabia Saudita quarta, quindi proprio in ordine di come sono disposte. Per quanto riguarda il gruppo D, secondo me qui ci sarà una sorpresa. Ci sarà la sorpresa, la Danimarca potrebbe vincere questo girone perché la Danimarca è veramente una bella squadra, è sottovalutata anche se ha fatto la semifinale di quest'ultimo europeo. Molti pensano che ci sia arrivata un po' per il fattore mediatico, un po' per tutto, ma è veramente una bella squadra, tanti bei giocatori, tanti bei giovani, quindi penso che farà un ottimo mondiale, io la vado a mettere addirittura prima, ovviamente. Nel senso, ci si prova, anche se ci sta, nel senso che magari il gruppo vincerà la Francia, comunque secondo me saranno queste due a passare, con l'Australia terza e la Tunisia quarta. Quindi si sono già formati i primi quattro ottavi, adesso passiamo al gruppo E, questo è un bel girone dove ci sono sicuramente la Spagna e la Germania che sono favorite, io penso che alla fine lo vincerà la Germania, e al secondo posto vado a mettere la Spagna, anche se il Giappone secondo me darà filo da torcere comunque a queste due squadre, di certo non sarà una squadra facile contro cui vincere, la vado a mettere comunque terza e quarto il Costa Rica. Il gruppo F e il gruppo G secondo me sono i gruppi più difficili, soprattutto il gruppo G veramente lo vedo potrebbero passarlo tutte, comunque andiamo per gradi. Passiamo prima al gruppo F dove c'è Belgio, Croazia, Marocco e Canada. Io penso che vabbè, il Belgio deve passare per forza questo turno, quindi lo vado a mettere primo. E secondo me secondo arriverà il Marocco, potrebbe arrivare il Marocco, anche se vedo bene anche il Canada e secondo me la Croazia sarà un po' la delusione di questi mondiali, la vado a mettere quarta. Per quanto riguarda il gruppo G,
come appunto ho detto, diciamo che è un gruppo abbastanza equilibrato, abbastanza difficile. C'è il Brasile che secondo molti è la favorita appunto del mondiale, anche secondo le quote della SNAE, comunque a 5,50, quindi più favoritissimo. C'è la Svizzera che ci ha eliminato a noi e che comunque ha eliminato la Francia agli europei, ha battuto la Spagna. È una gran bella squadra la Svizzera. C'è la Serbia che ha tantissimi buoni giocatori come Milinkovic, Mitrovic, Vlahovic, Tadic, Kostic. Ha veramente una gran bella squadra, secondo me sarà la rivelazione di questo mondiale. E poi c'è il Camerun che è sempre il Camerun e comunque diciamo che è una delle poche squadre africane che può giocarsela tranquillamente. Questo sarà un gruppo, secondo me, veramente, veramente molto difficile. Penso che vabbè, comunque il Brasile dovrebbe vincerlo questo girone. E per il secondo posto sono molto combattuto perché secondo me se la giocheranno Svizzera e Serbia e alla fine a sorpresa secondo me sarà proprio la Serbia a passare il turno con la Svizzera che andrà a casa terza e quarta il Camerun. Per quanto riguarda il gruppo H, quindi l'ultimo gruppo, rimangono Portogallo, Uruguay, Corea del Sud e Ghana. Anche questo è un bel gruppo, un bel girone, molto equilibrato. Io penso che alla fine lo vincerà il Portogallo e in seconda posizione, secondo me qua ci sarà una sorpresa e si qualificherà il Ghana, con terzo l'Uruguay e quarta la Corea del Sud. Quindi andiamo a vedere gli ottavi che si sono formati, che sono Olanda, Stati Uniti, Argentina, Francia, Germania, Marocco, Brasile, Ghana, Senegal, Inghilterra, Messico, Danimarca, Spagna, Belgio e Serbia, Portogallo. Quindi appunto, come dicevo prima, ad esempio, già ci sono capitate nella stessa parte del tabellone Francia, Germania, Brasile, Argentina. Quindi già di per sé non potrebbe uscire una finale Argentina-Francia, Argentina-Germania, Germania-Brasile, Brasile-Francia, che per me sono tutte finali papabili. Per questo dicevo che ok il pronostico, ok il mio parere, ma bisogna andare a vedere comunque effettivamente il tabellone perché altrimenti si danno dei pronostici che poi non possono in alcun modo esistere e non potrebbero andare a verificarsi questi eventi. Comunque, secondo me gli ottavi, Olanda e Stati Uniti passerà l'Olanda, Senegal, Inghilterra, questo è difficile. Allora, fino a ieri avrei detto che il Senegal poteva giocarsela, anzi io nel mio pronostico personale l'ho messa prima, ormai quello non si può più cambiare, purtroppo senza Mané secondo me perderà molto il Senegal, quindi passerà l'Inghilterra. Argentina-Francia, secondo me passerà l'Argentina e la Francia. Non lo so, la Francia da una parte ci ha già deluso a questi europei, quindi questi mondiali dovrebbero essere, diciamo, il loro riscatto, però la storia ci insegna sempre che chi vince il mondiale precedente a quello dopo non fa mai bene, mai bene. Secondo me l'Argentina appunto è la favorita, una delle favorite finali comunque per arrivare più lontano. Messico-Danimarca penso che passerà la Danimarca. Germania-Marocco, la Germania, il Brasile, Spagna-Belgio, una bella partita, secondo me alla fine spunterà la Spagna, e Serbia-Portogallo, anche qui la Serbia, secondo me sarà una bella sorpresa nel mondiale e arrivare ai quarti di finale. Quindi si sono formati questi quarti di finale che sono Olanda-Argentina, Germania-Brasile, Inghilterra-Danimarca e Spagna-Serbia. L'Argentina batterà l'Olanda, secondo me in quarti di finale andrà in semifinale. La seconda semifinalista sarà il Brasile, che secondo me vendicherà appunto il 7-1 subito in casa ormai quasi 10 anni fa. E Inghilterra-Danimarca, non lo so perché stanno c'è una brutta sensazione che secondo me l'Inghilterra arriva in finale del mondiale. Anche se facciamo prima Spagna-Serbia perché ci devo pensare. Spagna-Serbia, non lo so, due partite abbastanza equilibrate. Potrebbe esserci sia la sorpresa, come si potrebbero confermare i pronostici, e passare Inghilterra e Spagna. Penso che, guarda, io vado a mettere Inghilterra contro la Danimarca e la Serbia contro la Spagna. Gli sto dando una fiducia a sta Serbia, quindi se esce Gironi, veramente figuraccia. Quindi le semifinali saranno Argentina, Brasile, Inghilterra, Serbia, dove secondo me appunto vinceranno alla fine l'Argentina e l'Inghilterra. Quindi si vanno a fare le finali terzo posto Brasile-Serbia, vincere il Brasile e la finalissima. Non lo so, penso proprio che alla fine lo vincerà l'Argentina. Io preciso che non sono un grandissimo fan dell'Argentina e non la vedo come la favorita principale, però
da appunto come si va a formare il tabellone, secondo me alla fine potrebbe vincerlo effettivamente questo mondiale, perché comunque se l'Argentina farà prima nel girone, e comunque qui abbiamo messo che incontra agli ottavi la Francia, considerando che la Francia l'ho messa seconda. In caso la Danimarca arrivasse seconda, incontrerebbe appunto agli ottavi la Danimarca, ai quarti comunque Olanda, Stati Uniti, un'altra squadra abbordabile. Secondo me l'Argentina, una volta arrivata in semifinale, diventa come il Real Madrid in Champions, cioè un avversario che può battere chiunque. Quindi questo è il mio pronostico del mondiale. Poi qui ti fa mettere anche come verrà vinta la finalissima e tutto quanto. Io adesso non lo metto perché questo non è il mio profilo, non è il mio account. Me l'hanno prestato esclusivamente per fare questo pronostico, e quindi lo ridarò al legittimo proprietario, che poi andrà a farsi il suo pronostico. Questo era il mio pronostico del mondiale. Diciamo che non è quello che effettivamente, non per forza penso, però bisogna fare i conti anche con il tabellone, e il tabellone mi dice che a seconda del mio pensiero l'Argentina sarà campione del mondo nel 2022, in questo mondiale un po' triste senza l'Italia. Quindi mi raccomando, andate tutti a fare questa cosa sulla Snai, perché tanto alla fine è gratis, non costa nulla, e ci sono 100.000 euro di montepremi in palio. Poi quello funziona con i punti, quindi in base a quante posizioni azzeccate e le finali e tutto quanto, chi fa più punti poi vincerà determinati premi, e sono 100.000 euro divisi per tutte le posizioni. Quindi mi raccomando, commentate se il video vi è piaciuto, fatemi sapere se volete altri video del genere e se vi piacciono. E noi ci vediamo al prossimo video, e soprattutto al prossimo studio del campionato o dei mondiali.